salto ostacoli, questo è stato definito il day after, con un intento anche abbastanza catastrofistico dopo la giornata negativa dei nostri ieri in Coppa delle Nazioni, lo ricordo, ottavo ultimo posto in una coppa dominata per il terzo anno consecutivo dall'equipe francese, in seconda posizione l'Irlanda davanti alla Gran Bretagna. Mentre entriamo in collegamento, è in pieno svolgimento la categoria di potenza. Dopo il percorso base si sono qualificati per il primo barrage Carlo Rogiani, Italia, Robert van de Kauenburg, per la Svizzera Niklaus Schurtenberger, Loro Piana Cantus, Pier Giorgio Bucci, ancora per l'Italia, in sella a Quick, Kit Shore, Gran Bretagna, Anderson Free Spirit, e per la Colombia Juan Carlos Garcia in sella a Wonder Gold. Percorso base che il direttore di campo Giovanni Bussu aveva previsto su quattro soli ostacoli, ora rimangono due le insidie a fare selezione: triplice e muro. La triplice nel percorso base aveva dimensioni di 1,60 x 1,70, 1,80 m per il muro. Ora ovviamente lo chef de piste Giovanni Bussu provvederà ad alzare il muro. Intanto credo che il regista Roberto Gambuti, che guida le telecamere dell'esterna 1 di Roma, ci voglia riproporre il percorso di Carlo Rogiani con Robert van der Kauenburg. Percorso netto e dunque qualificazione, accesso al primo barrage. Abbiamo visto il superamento del muro a 1,80 m. Il collega Valerio Iafrate ha degli ospiti al suo studiolo, gli cedo la linea. Sì, anche perché è appena arrivato Cristian Pizzianti, visibilmente sconfortato, doveva essere in campo, invece qui cosa è successo, Cristian? L'ultimo verticale per entrare si è agganciato con un piede alla martingala, si è cascati tutti e due e dopo si è fatto male, proprio non trottava più bene, quindi abbiamo mandato subito su col veterinario. Hai notizie fresche per il tuo cavallo o ancora? No, ancora no, infatti adesso andrò su a vedere. Peccato davvero, perché speriamo naturalmente che per Carino non ci siano state delle conseguenze più serie di questa caduta. Tu sei a posto? No, no, io a posto, a posto. Questo è accaduto in campo prova? Sì, in campo prova. Ricordiamo per gli ascoltatori che si fossero messi in ascolto soltanto adesso su Rai 3 che Cristian Pizzianti e Loro Piana Carino avevano stabilito lo scorso anno il nuovo record per Piazza di Siena, 2,32 m, record che precedentemente apparteneva al binomio Pentagon Emilio Puricelli, stabilito nel 1983 con 2,30 m. Vittoria in condominio lo scorso anno con Luis Felipe de Acevedo, una gara davvero entusiasmante. Certo avremmo preferito vedere Cristian Pizzianti in campo per difendere il titolo conquistato nella categoria di potenza lo scorso anno, però lo abbiamo come commentatore e chi meglio di lui può illustrare una categoria di potenza che personalmente ho definito anacronistica, perché ormai in giro per i concorsi ippici internazionali non ce ne sono poi molte, poi non si creano, non si plasmano cavalli indirizzati unicamente verso questa specialità, verso questa categoria. E vorrei sentire in proposito anche il parere di Cristian Pizzianti. Secondo te questa categoria, che dobbiamo dirlo, attira l'interesse del grande pubblico, ha ancora ragione di essere negli anni 2000 oppure no? Secondo me sì, a me piace molto, a me piace, trovo che sia affascinante, soprattutto per il pubblico, tutto il pubblico, anche quello che non è tecnico. È una gara che si capisce facilmente, è corta, è emozionante, quindi piace. A me mi piace molto, secondo me dovrebbe esistere. Beh, allora facciamo questo piccolo contraddittorio. Certamente è spettacolare, su questo sono d'accordo. Sul fatto che sia corta, io credo che sia la gara che ha i tempi morti più lunghi in assoluto in ambito equestre. No, lascio a te la parola. No, corta dicevo con pochi partenti, sì, poi alla fine non è corta, però...
Beh, sicuramente è di semplice comprensione anche per il pubblico che non è abituato a vedere tutti i giorni i concorsi, perché praticamente è una sorta di salto in alto, però continuano a sparire anche nel mondo e in Europa queste gare. Quante ne sono rimaste adesso, Chris? Beh, non lo so davvero, non saprei dire quante ne sono rimaste in Europa o nel mondo, ma è raro comunque che ci siano delle potenze, per quanto ne so io. Io non l'ho mai trovate negli ultimi 3 anni, non l'ho mai trovate. No, Christian, io non volevo essere distruttivo circa la categoria di potenza, per carità, perché poi il brivido che si ha vedendo un animale e il suo cavaliere che superano un muro oltre i 2,30 è veramente indescrivibile. L'anno scorso mi ricordo un entusiasmo enorme. Sto soltanto dicendo che anche il numero stesso dei partenti indica ormai la disabitudine di voi stessi cavalieri a questo tipo di categoria. Sì, sicuro, ma la disabitudine anche perché essendocene poche, poi non sono ormai nel circuito dei cavalieri o così, non è più una gara importante, non c'è mai uno che, è difficile che uno in scuderia dice c'ho un cavallo da potenza e lo tengo in scuderia, ecco, proprio perché non c'è interesse a farle, ma se uno mette la gara di potenza in tutti i concorsi importanti e poi magari mette anche un buon montepremi, sono sicuro che ripartirebbero di nuovo tutti in potenza. Sono d'accordo e sono d'accordo anche sul fatto che si tratti di una categoria spettacolare. Probabilmente gli addetti ai lavori dovrebbero anche far di tutto perché gare normali fossero un po' più apprezzate dal pubblico, forse un po' più difficili da capire, un po' troppo ripetitive, però a mio modestissimo parere, lo ripeto, è più godibile un piccolo gran premio come quello che abbiamo visto in precedenza rispetto a una categoria di potenza che riesce comunque ad assicurare dei picchi spettacolari molto elevati. E a proposito di elevazione, il direttore di campo Giovanni Busso ha portato la triplice a 1,80 m e il muro a 2 m. Vorrei chiedere a Christian qual è il suo favorito. Ma non ho visto nessuno dei cavalli saltare il muro. Allora ti rifarò la domanda dopo il primo barrage. Primo barrage che è varato da Carlo Rogiani, che monta Robert Van Ter Kauenburg. Soltanto 2 gli ostacoli, la triplice e il muro. Selezione immediata. Non so se Carlo Rogiani vorrà saltare l'ostacolo facoltativo d'assaggio, non so neppure se lo chef de piste lo abbia previsto. Di solito è così, Christian? Sì, di solito un salto ci dovrebbe essere facoltativo. Ma mi sembra che Carlo Rogiani punti direttamente sulla triplice. Dunque si fa subito sul serio. Superata con qualche difficoltà. Ricordiamo che è già a 1,80 m. Ora i 2 m del muro, sempre più imponente. E credo che con un pizzico di fortuna ce l'abbia fatta, non deve essere considerato errore quello di Carlo Rogiani. Dunque il cavaliere italiano si qualifica per il secondo barrage, che ora è soltanto eventuale. Comunque penso di potermi sbilanciare, ci sarà anche il secondo barrage perché abbiamo visto qualche concorrente in precedenza superare il 1,80 m con grande disinvoltura. Per la Svizzera Niklaus Schürtenberger monta l'Oro Piana Cantus. Ciascun cavaliere adotta una tattica un pochino diversa, c'è chi preferisce nascondere l'insidia del muro fino all'ultimo al proprio saltatore, chi invece glielo mostra subito per sapere di che portata è l'avversario. Non so Pizzianti per quale di queste due scelte abbia optato lo scorso anno. No, io non glielo facevo vedere. Anche se in questo caso è difficile celarlo a lungo perché dopo il salto della triplice si arriva con un'addirittura molto lunga in avvicinamento al muro.
ha preso una via larga Niklaus Schürtenberger, sempre da rispettare i due metri. Aveva saltato benissimo anche al giro precedente Cantus, dunque ci sarà il secondo barrage, qualificato Niklaus Schürtenberger per la Svizzera. Ora per l'Irlanda Cameron Henley monta Man Child, castrone nato nel 1994. Chiedo scusa, Cameron Henley aveva commesso un errore agli ostacoli al primo giro, dunque non partecipa a questo barrage, si passa a un altro binomio azzurro, Pier Giorgio Bucci con Quick. Linea allo studiolo ancora. Sì, per tornare al salto precedente di Schürtenberger con Klaus, mi pare che abbia destato una buona impressione sia Cristian Pizzianti che ad Arnaldo Bologna, anche nel primo giro Arnaldo era rimasto... Prego, Riz. Sì, no, io il primo giro non ho visto, ma adesso saltava veramente bene, è un brutto cliente. Arnaldo Bologna invece si era fatta già un'idea precisa dopo il primo giro. No, perché va contro il muro molto tranquillo, il calo ha una freddezza e lo salta bene, un calo che si arrotonda bene sul muro e questo è importante. Mi pare che per Schürtenberger si stia cominciando a parlare di favorito, sì, sentiamo sì. Anche Giorgio Nuti. Sì, anche prima ho detto che il muro l'aveva saltato molto bene e ancora adesso penso che andrà molto in alto. Allora, il favorito della gara è per ora Niklaus Schürtenberger, Claudio. Intanto ancora Roggiani vedo negli highlights di Roberto Gambuti, dovrebbe essere il passaggio al secondo giro. In effetti non è ancora pronto Pier Giorgio Bucci, i tempi di questa categoria sono sempre abbastanza lunghi, anche se Giovanni Bussu e i suoi aiutanti di campo ci hanno assicurato che faranno il massimo per eliminare i tempi morti, naturalmente alzare il muro e aumentare le dimensioni della triplice sono operazioni che richiedono tempo. Il nostro regista inganna l'attesa riproponendovi un cocktail fra tecnica, fra agonismo e mondanità, perché Piazza di Siena è anche questo, uno scenario fantastico che il mondo ci invidia. Non a caso il concorso ippico internazionale romano è inserito nel circuito denominato Super League, di cui è la seconda tappa dopo quella francese di La Baule. Vi ricordo che prossimamente si salterà a San Gallo in Svizzera, poi ecco a Aquisgrana in Germania, a Dijkstede in Gran Bretagna, a Dublino in Irlanda, a Rotterdam in Olanda e poi la finale è prevista a Barcellona in Spagna. Ed eccolo pronto Pier Giorgio Bucci con Quick. Saluta pubblico e giuria. Nella prima giornata, successo italiano con Vincenzo Chimiri, Ascol, Cleos Fair nella categoria tempo, sigillo irlandese con Shane Carey e Shannon Dale nella categoria mista, categoria fasi consecutive con la vittoria del grande Michel Robert per la Francia con Olympia nel secondo giorno, categoria mista per Carlo Roggiani, Cobus, Italia, Coppa delle Nazioni appannaggio della Francia, sono quattro. Intanto le penalità per Quick, Pier Giorgio Bucci non si qualifica dopo l'errore alla triplice per il secondo barrage. Categoria di caccia e notturna vinta da Rodrigo Pessoa per il Brasile con Gandini, Bianca, Domori. Davvero un peccato perché Pier Giorgio Bucci ha superato il muro a due metri, c'è stato invece l'errore sulla triplice a 1,80 m, 4 le penalità, non si qualifica per il secondo barrage al quale hanno accesso invece Carlo Roggiani e Niklaus Schürtenberger. Nella giornata di oggi categoria a due fasi, a bersaglio Emanuele Fiorelli per l'Italia con Gibus de Mont, in seconda posizione Maria Grezzer per la Svezia in sella Ricarda, al terzo posto proprio Cristian Pizzianti con Renoir. E poi ancora la zampata di Rodrigo Pessoa, il cavaliere brasiliano ama particolarmente il concorso romano, nella città eterna ha conquistato il suo campionato del mondo,
nel piccolo Gran Premio si è imposto con Hermès Saint-Loi, in seconda posizione Ryuma Hirota per il Giappone a sorpresa, terzo Bernardo Alves per il Brasile. Intanto seguiamo Keith Shore in sella ad Anderson Free Spirit, ha già superato la triplice. Ora i due metri del muro. I fotografi si sono ammassati proprio nella zona di questa insidia. Superato. E dunque arriva anche il terzo invitato al barrage successivo. Si tratta di Keith Shore per la Gran Bretagna con Anderson Free Spirit. Questo barrage dobbiamo ancora vedere all'opera il colombiano Juan Carlos Garcia, che monta Wonder Gold, squadra della Gran Bretagna che si è comportata molto bene direi ieri in Coppa con un lusinghiero terzo posto grazie soprattutto al netto di Tim Stockdale nella seconda manche e all'esperienza di Nick Skelton, un gradito ritorno il suo, il primo percorso di Coppa per l'asso inglese dopo il grave incidente che lo ha tenuto lontano dall'attività agonistica. È proprio su Nick Skelton e pochi altri gli inglesi puntano per risollevarsi dopo un periodo davvero opaco relativo anche al declino dei fratelli John e Michael Whittaker. La triplice col solito coraggio, quell'uomo di cavalli che è Juan Carlos Garcia, va ad affrontare i due metri del muro. Vediamo se sarà un secondo barrage a tre oppure ci sarà un poker di eletti. Il rifiuto comprensibile di fronte alla sagoma del muro, e credo che voglia ritirarsi a questo punto Juan Carlos Garcia, che non può più lottare per la vittoria. Dunque avremo un secondo barrage a tre per l'Italia, Carlo Ruggiani, Robert Van der Kauenburg, per la Svizzera Niklaus Schultenberger con loro piana Cantus, per la Gran Bretagna Keith Shore e Anderson Free Spirit. Linea allo studiolo. Sì, io volevo chiedere ancora un'ultima cosa a Cristian Pizzianti prima di lasciarlo giustamente andare per andare a controllare le condizioni di Carino. Adesso che idea ti sei fatto? No, il primo grigio che abbiamo visto mi sembra che sia sicuramente il favorito, anche se i due grigi insomma se la giocheranno secondo me. Pensi che il tuo primato possa essere in qualche modo in pericolo? Credo di no, comunque non è facile. Ecco Valerio, intanto ecco. Mi pare di aver ascoltato che Niklaus Schultenberger con Cantus, che era il vostro e mio favorito, non si presenterà al secondo barrage, quindi avremo soltanto due concorrenti. Il cavaliere svizzero ha preferito evitare un'altra fatica al suo saltatore. Attendiamo comunque l'ufficializzazione di questa notizia. Voi la linea. Sì, grazie. Allora io ringrazio Cristian, ricordiamo il suo primato di 2,32 metri stabilito l'anno scorso su questo campo ostacoli in coabitazione con Felipe de Acevedo. Che ricordo hai di quella giornata, Cristian? Ma è stata una giornata meravigliosa, anche perché insomma ci siamo ritrovati veramente, poi il record me l'hanno detto mentre ero a cavallo lì e così, è stato emozionante insomma, proprio una sensazione incredibile. E quest'anno tra l'altro una emozione raddoppiata perché sei finito su tutte le copertine illustrative di Piazza di Siena. Sì, anche quella è stata una cosa emozionante, quando sono arrivato e sono entrato era veramente bellissimo. Grazie a Cristian Pizzianti, accogliamo anche nel nostro studiolo Juan Carlos Garcia che è appena sceso da cavallo, non è andata benissimo, Juan Carlos? No, è stato anche una cosa molto improvvisata, è la prima volta che lo monto questo cavallo e vabbè, è andata così. Avevi in effetti anche Giorgio Nuti che stava cercando di scappare perché nel via vai dei nostri ospiti è arrivato anche Pier Giorgio Bucci, aveva avuto la sensazione che il primo percorso di Juan Carlos Garcia in effetti su quel muro Wonder Gold avesse un attimino titubato.
No, vedendolo, niente, io ho solo detto a Juan Carlos che il cavallo l'aveva saltato troppo bene, ma secondo me l'aveva saltato come un verticale normale, come un ostacolo di un percorso. E il problema che mi ponevo era quello, dopo due metri doveva fare un diverso sforzo, un altro sforzo, non lo stesso di prima. Sentiamo se la sensazione di Giorgio Nuti da fuori è condivisa da Juan Carlos Garcia. Sì, sì, sono completamente d'accordo, l'ho fatto anche molto facile e anche un po' adagio, si vogliamo dire. E giustamente, ci vuole un po' di coraggio quando iniziamo a alzare. Intanto Giovanni Busso ha portato la triplice a 1,85 m e il muro a 2,10 m. A voi ancora la linea. E cominciano ad essere delle misure importanti queste. 2,10 non è facile, anche la triplice come assaggio non c'è male. Juan Carlos, poi Arnaldo, poi Giorgio. Sì, credo che uno dei salti più difficili, diciamo, per iniziare potrebbe essere la triplice, e nel senso che non deve essere troppo lunga. Si riescono a metterla un po' più stretta, la parabola del cavallo sarà meglio per come preparazione per il muro. Sentiamo Giorgio Nuti mentre rivediamo il momento del rifiuto, sì, della disobbedienza di Wonder Gold, che si è difeso sotto il muro. Juan Carlos. Sì, non ho voluto insistere perché credo che in questa altezza già è una questione che deve essere già preparato prima. Come ripeto, è stata una cosa molto improvvisata la prima volta che lo monto questo cavallo. Quanti anni ha tra l'altro questo? È un soggetto giovane? Devo dire la verità, non lo so. Onestissimo, bisogna riconoscere. Me lo hanno portato qua, è stata una cosa molto improvvisata. E quindi questo è ancora una volta la testimonianza di quello che diceva prima Claudio Cardi. Juan Carlos Garcia, vero uomo di cavalli, come si dice, no? Cioè sei disponibile anche a questi esperimenti, possiamo chiamarli così. Sì, credo che bisogna sempre provarci, dopo quello che si riesce si fa. Beh, lo spirito è quello giusto di Juan Carlos Garcia. Sei un coraggioso, perché io con un cavallo nuovo che non ho mai montato, affrontare un muro di 2 metri mi farebbe, insomma, un po' di paura. Giorgio, intanto che aspettiamo il secondo barrage, volevo chiederti qualcosa circa il tuo cavallo. Hai detto che hai bisogno di tempo, vuoi lavorare con tranquillità per portarlo a buoni livelli. Sì, la prossima stagione. L'abbiamo visto all'opera nel piccolo Gran Premio, due errori. Sì, ma due errori. Il primo errore per colpa mia, perché dopo la gabbia di Oxer sul cancellino ho aspettato un pochettino troppo ad avanzare sul cancellino e sono venuto un pochettino su una distanza lunga e infatti ha fatto errore col posteriore. E poi infatti chiedevo anche a Arnaldo se io dopo la Riviera avevo fatto poco o niente per riprendere il cavallo, dato che erano 6 tempi corti. E Arnaldo invece mi ha detto che il cavallo non si è lasciato riprendere. Però questa è colpa mia, un po' il lavoro, forse devo mettere un pochettino più di lavoro, però sono quelle cose che quando hai un cavallo giovane non vuoi insistere troppo, e allora ci sono poi queste incertezze come è successo oggi. Però sono contento perché Carlo ha saltato gli ostacoli.